mettersi alle spalle la vittoria è stata dura, nei primi giorni è stata un po' dura, poi col passare del tempo abbiamo analizzato bene la partita e se pensate che su 30 abbiamo avuto noi sull'arco della partita il primo tempo 18 minuti di possesso palla contro i 13 del Ravenna e il secondo 18 noi e 16 loro, quindi 36 minuti noi e 29 loro. Partita fatta fuori casa, fatta con personalità. Quello che ci manca secondo me in questo momento è un pizzico di furbizia e di tranquillità per arrivare alla vittoria. Sicuramente incontriamo una squadra che a inizio stagione aveva i favori del pronostico, perché poi è così, si è rinforzata, ha cambiato molto, in questo periodo sta attraversando un momento di difficoltà, però sicuramente faranno la loro partita, ma noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi in campo e cercare di vincere la partita con pazienza, con calma, perché sicuramente questa è una squadra forte. Ecco, dei nuovi arrivati, non sono diversi, chi ha più possibilità di scendere in campo subito dall'inizio? Sicuramente Cedric è quello, Cedric Gondo è quello più pronto. San Domenico sì, io parlavo di quelli che sono arrivati in questa settimana, non in quella scorsa. Quindi San Domenico è a disposizione, sicuramente potrà essere importante per noi, deve ritrovare fiducia e speriamo che la ritrovi al più presto, perché è un giocatore importante. Senti, mister, Panico domani è a disposizione? Non lo so, adesso valuteremo bene la situazione, perché ha una piccola infiammazione e non vogliamo rischiare di perdere un giocatore, però entro oggi valuteremo, verrà in ritiro con noi, andremo in ritiro e quindi cercheremo di valutare bene la situazione. Nel dualismo che prima avevi tra i due portieri giovani, adesso insomma qualcosa è cambiato, no? Ma c'è una gerarchia ben precisa. Abbiamo preso Bifulco anche per dare esperienza e per dare soprattutto dentro lo spogliatoio mettere un altro giocatore importante che ci possa dare una grossa mano. Adesso col preparatore valuteremo bene la situazione. Sicuramente Calore deve trovare tranquillità, deve trovare serenità. Questo dualismo sicuramente non portava da nessuna parte, perché una volta gioca uno, una volta gioca un altro, alla fine rischi che tutte e due non trovano continuità. Quindi questo è stato l'obiettivo per quale è arrivato Bifulco. Io sono contento di quello che ho a disposizione e con quello che noi abbiamo fatto dobbiamo cercare di trarre il massimo. Potrebbe essere confermato Calore nel primo minuto? Possibile, ma ci potrebbe essere. Vediamo bene. Tu conoscevi il Teramo anche prima, i movimenti di mercato te l'hanno avvicinato magari ulteriormente? A me piace una squadra aggressiva, una squadra che prova anche a giocare a calcio, come ha fatto sabato. Poi logicamente ci sono gli avversari, però mi piace vedere una squadra che ha voglia, che va a aggredire l'avversario, che sicuramente non può farlo per 90 minuti, perché altrimenti non saremmo in questa posizione di classifica, ma è difficile per tutti fare la partita per 90 minuti. Quindi io sono contento di quello che è arrivato e da quello che abbiamo dobbiamo, come ho già detto prima, cercare di fare il massimo, perché questi ragazzi hanno dimostrato che se hanno fame, hanno voglia, possono mettere in difficoltà chiunque. Baratteresti magari una prestazione non eccelsa per la vittoria, che magari in questo momento servirebbe? Sicuramente sì. Quindi quali insidie nasconde questa gara e come cercare di vincerla? Questa gara nasconde tante insidie, perché poi questa squadra si è poi, diciamo così, trasformata, no? Sono arrivati giocatori importanti, Nocciolini, Bombaggi, è arrivato, se non mi sbaglio, Cicirelli dalla Salernitana, quindi è una squadra trasformata. Ha delle difficoltà, perché nelle ultime 5 partite ha fatto, mi sembra, 2 sconfitte e 3 pareggi, quindi qualche difficoltà la sta attraversando, quindi noi dobbiamo essere bravi ad avere pazienza, perché questa è una squadra che tecnicamente ha dei valori, quindi se vogliamo fare la partita ad andarle a aggredire per 90 minuti e si abbassi un pochettino i ritmi, loro con le qualità tecniche che hanno ci possono mettere in grossa difficoltà.
Mentalmente Tulli come lo stai vedendo? Magari era sul punto di partire. Tulli, io ci ho parlato col ragazzo e da lui mi aspetto tanto perché è un giocatore che ha qualità, però deve fare di più perché ha fatto 18 partite, 0 gol, quindi un giocatore che ha quelle qualità lì non può stare in questa situazione, ecco. Deve essere un giocatore determinante. Non voglio che faccia gol, ma voglio che diventi determinante. Senti mister, ci si attende molto da questo Condò, quindi gli allenamenti lo stai analizzando, studiando, insomma i numeri ce li ha, come lo... Sì, sì, il ragazzo, poi me lo ricordo perché questo ha fatto anche le giovani speranze lì, sì, quando faceva il programma Fiorentina, quindi lo vedevo anche. È un ragazzo che ha fisicità, anche qualità, logicamente viene da un'annata un po' particolare e quindi bisogna cercarlo di recuperare mentalmente il prima possibile. Ma io sono contento anche di quello che ha fatto Fratangelo sabato scorso, perché in un ruolo nuovo per lui ha fatto una grossa partita. Ha fatto una grossa partita. Fratangelo lo vede più di punta che esterno. In questo momento Fratangelo lo vedo più di punta perché sfruttiamo meglio quelle che sono le sue caratteristiche. Quello di attaccare la porta, di... giocatore, se gioca da esterno ha più compiti, diciamo così, no? Difensivi, anche di manovra. Invece giocando di punta, secondo me lo sgraviamo da quello che sono certi compiti e la sua forza, la sua voglia di attaccare la porta può diventare determinante. E tatticamente che termo vedremo all'opera, se è importante per lei il modulo? Al di là del modulo, io voglio che una squadra sia equilibrata e che sia... che sappia sia attaccare che sappia sia difendere, quindi quello che ci è mancato un pochettino sabato negli ultimi minuti, perché poi prima, ripeto, la partita era stata nel secondo tempo una partita abbastanza equilibrata dove loro ci hanno creato qualche difficoltà, ma su errori nostri stupidi che dobbiamo evitare. Gli ultimi 5 minuti non mi sono piaciuti perché il gol che abbiamo preso non va preso. Lì è mancato un po' di cattiveria, un po' di furbizia, un po' di astuzia.